Diamo la parola alle domande. Noi non abbiamo in questi incontri l'abitudine di applaudire, però credo che dopo la interessante e buona sintesi fatta un applauso ci stia. Passiamo al secondo momento di questo incontro, quindi darei la parola a voi per eventuali richieste di chiarimento, domande, sollecitazioni e poi la conclusione da parte del sindaco. Non sono abituata a parlare al microfono, quindi premetto, mi chiamo Raffaella Bombonati, io abito nella zona est di Ferrara, precisamente in via Fornace. E diciamo che un anno fa abbiamo subito un allagamento che ha riguardato tutta la zona est di Ferrara, non voglio fare polemica, però proprio nei discorsi della presentazione ho sentito parlare, ahimè, di una piazza che deve essere un po' stile la piazza Ariostea, una nuova piazza, me lo devo essere segnata qua, una piazza bella grande, eccetera, dei parcheggi sotterranei, con i parchi sopra o i passaggi sopra, cioè dobbiamo tener conto anche che Ferrara, ahimè, è già sotto l'acqua per suo conto, galleggia già a fatica, cioè in certi periodi basta un acquazzone perché purtroppo le fognature attuali, il sindaco, il signor Tagliani lo sa benissimo come siamo messi, non sono venuta per far polemica, anzi tutt'altro, però mi sembra di aver capito che si aprirebbe anche la questione delle mura fornici, le mura fornici, quindi questi archi, quindi ahimè cosa succede? Potrebbe essere che l'allagamento che ha riguardato via Fornace, esattamente dove abito io, o via Frutteti, come voi avete già visto sui giornali, un anno fa, a giugno praticamente, noi ogni volta che c'è una nuvoletta in cielo, guardiamo in su, guardiamo in giù e speriamo sempre che non piova e non ci capiti un qualche disastro, perché io per parte mia ho allagato la mia cantina, il mio garage, ahimè ho dovuto spendere dei soldi di muratore per sistemare l'imbianchino, avevamo fatto a livello di gruppo residenziale, perché siamo un residence, avevamo fatto una domanda, una richiesta sia in comune, sia all'era, sia di qua che di là, ci hanno detto che non era colpa di nessuno, quello che è successo purtroppo ahimè è successo e ognuno si è ripagato del suo. Poi ultimamente ho sentito che in via Frutteti invece hanno fatto una bella petizione firmata bene, organizzata bene e sono stati rifusi di qualcosa. Io più per il rifuso, che ormai ho già pagato gli imbianchini e i muratori, dico questo, se si crea adesso un nuovo abitato, nuove case, ancora nuove case, sempre di più, bisogna anche pensare a delle fognature che riescano a riparare i danni. Io voglio solo suggerirvi, voi architetti, voi ingegneri, voi che misurate, che fate i lavori grandi, pensate anche a noi altri che abitiamo già lì, che nuove case, ahimè, ogni palazzina nuova che si va a creare in città o in via Caretti o in zone periferiche attorno a casa mia, attorno a via Frutteti, che c'è un bel abitato nuovo che sta venendo su, una bellissima zona residenziale, non ci sono fabbriche, non c'è inquinamento, c'è tutto bello, però purtroppo c'è quella pecca della fognatura, di un collettore nuovo eventuale o di qualche cosa che ci aiuti a vivere tranquillamente e non avere il timore che stanotte piova, venga un temporalone veloce e ci mettiamo a bagno. Penso che quello che vivo io, che ho vissuto e che vivo io, lo vive un quartiere intero, una zona est intera che va da Borgo Punta fino a Quacchio. Il signor Tagliani me lo può confermare, lo saprà meglio di me, perché come ho fatto la letterina io con il mio gruppo di vicini di casa, abbiamo avuto una grande solidarietà fra vicini, uno ha aiutato l'altro a mettere a posto, a buttare via la roba che avevamo in garage, avevamo dei mobili che erano dei nostri genitori e li abbiamo dovuti buttare via, non dico altro, più che altro si costruite del nuovo, pensate anche alle fogne e ai garage sotterranei, ecco, pensate anche alle persone che devono vivere in questo abitato, cioè la città deve essere anche vivibile proprio tutti i giorni dell'anno, non solo per il bello del sabato sera che si va in piazza a sentire un concerto, ecco. Direi di raccogliere un po' di domande prima di chiedere all'architetto, al professor Pini, di rispondere. Complimenti alla signora perché è riuscita, con una domanda legata a quest'area, a ricordare un problema di un altro quartiere. Grazie.
chiamo Gustavo Zanoli, volevo... Non è andato quartiere, è proprio la stessa zona, è proprio in quell'ambito. Volevo innanzitutto, penso di parlare anche a nome di molti dei partecipanti, ai laboratori partecipati, esprimere la gratitudine e un pochino anche l'orgoglio da non ferrarese, lo posso dire, di far parte di una città, di un'amministrazione che comunque ha pensato a questa modalità per arrivare a una definizione del progetto di questa che è un'area sicuramente vitale per molti di noi. Detto questo, le perplessità sul progetto per me ne rimangono moltissime, non ci sarà sicuramente tempo di approfondirle tutte. Penso che forse, non so se non le ho colte, cioè le ho intrasentite ma non colte in maniera così chiara, sarebbe utile per snellire poi anche la discussione se in qualche modo ci venissero riassunte le modifiche che al progetto sono venute dal lavoro di tutti noi nei laboratori partecipati, cioè capire effettivamente quanto questa procedura, questo lavoro ha influito. Ecco, poi eventualmente entrando nei dettagli delle cose che sono rimaste in sospeso, che sono molte, e che, ecco, questa può essere una seconda domanda, sarebbe opportuno capire in quale modo questa partecipazione poi potrà andare avanti per rispondere alle risposte, insomma. Allora, risponderò a queste due domande. La prima, è ovvio che dovremo, in un progetto di intervento, è chiaro che si comincia sempre, direi, dal sottosuolo, quindi dalle fognature, dal sistema di drenaggio. I problemi a cui lei fa riferimento probabilmente derivano dal modo in cui la città è cresciuta, dal modo in cui alcuni interventi hanno tenuto o non hanno tenuto conto, non lo so, esattamente non lo so, ma è chiaro che in un intervento di questo tipo non si può non tener conto di tutti gli aspetti relativi al drenaggio e all'evacuazione delle acque piovane, eccetera, eccetera, la situazione idraulica e così via. Vorrei aggiungere che fare una città bella non deve e non è assolutamente in contrasto col fare una città vivibile, anzi, io aggiungo che una città è tanto più vivibile quanto è bella, cioè, quanto è più bella, le due cose non sono assolutamente in conflitto e in contrasto, ma devono andare insieme. Rispetto alla seconda domanda, se capisco bene quali sono le modifiche apportate al progetto a partire dai risultati della partecipazione, o meglio in che modo la partecipazione ha influito sul progetto. Allora, qui la risposta è necessariamente più complessa e più articolata. Innanzitutto vorrei sottolineare che la procedura di partecipazione è iniziata in una fase di prima gestazione del progetto, cioè il progetto in qualche modo si è sviluppato in parallelo alla procedura di partecipazione, e quindi evidentemente vi sono state tutta una serie, secondo me, di interazioni fra la parte, l'elaborazione tecnica e il dibattito che è avvenuto, i dibattiti che sono avvenuti durante il percorso partecipativo. Voglio poi essere anche molto chiaro e molto preciso su questo punto. Sarebbe del tutto illusorio pensare che attraverso la partecipazione, che dalla partecipazione possano derivare delle soluzioni tecniche immediatamente operative. Se fosse solo così, diciamoci la verità, la partecipazione servirebbe a ben poco. Cioè, la partecipazione serve invece a capire quali sono i bisogni, quali sono le domande di carattere più generale dei cittadini, serve a capire a quale tipo di qualità ci si debba orientare, perché vedete, esistono vari tipi di qualità, anche di qualità edilizia. Troppo spesso la qualità viene scambiata per disponibilità di grandi risorse. Un edificio di alta qualità se è ricoperto di marmi. Per me e per noi non è così. La qualità non è solo una questione di risorse, di quantità di risorse disponibili, ma è soprattutto una questione di come vengono utilizzate le risorse.
Allora, da questo punto di vista vorrei ricordare alcune cose. Primo, il piano di recupero, come ricordava l'assessore prima, ha un pregresso forte. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Alcune scelte funzionali fondamentali erano già fatte. Non abbiamo potuto né voluto rimetterle in discussione. Le scelte della Commissione Lugli erano chiare. Le scelte dello studio di fattibilità erano altrettanto chiare, le scelte del tavolo tecnico erano pure chiarissime. Avevamo la lista degli edifici da demolire o degli edifici che dovevano essere conservati, quindi voglio dire, stiamo parlando di una serie di scelte che naturalmente erano già prestabilite. La partecipazione ci è servita moltissimo per capire in che modo questo insieme di edifici che rimanevano, che rimarranno, possono diventare un quartiere. E quindi per noi è stato estremamente utile ascoltare tutte quelle voci che hanno messo in rilievo la necessità di dare centralità agli spazi pubblici e agli spazi di socialità. Tutte quelle voci che ci hanno portato verso un'accentuazione possibile, il più possibile, dei caratteri di multifunzionalità. Ricordo che in una delle assemblee questa questione è stata posta al centro proprio del dibattito. Mi sembra che per il resto una serie di scelte che avevamo già maturato e che abbiamo portato nel processo partecipativo siano state condivise, anche per esempio quella di un quartiere tendenzialmente libero dal traffico automobilistico. Anche se, come ricordava prima l'architetto Ginocchini, erano state espresse delle perplessità circa la questione dei parcheggi. Ecco, sui parcheggi vorrei chiarire che i parcheggi, la grande quantità di parcheggi che sarà necessaria in quell'area, è una quantità esclusivamente riferita alle funzioni previste. Ed è, come dire, la quantità a standard, non c'è in alcun modo alcun parcheggio di attestamento o alcun parcheggio che serva al resto della città. I parcheggi che abbiamo previsto sono strettamente i parcheggi che serviranno alle attività e alla popolazione che abiterà quel quartiere, quindi questo vorrei che fosse chiaro. Potrei continuare così, mi è difficile dire che cosa è provenuto dalla partecipazione, molte cose, molti spunti, l'idea delle scuole per esempio, in parte era stata nucleata, ma le reazioni che abbiamo avuto nel corso degli incontri ci hanno portato per esempio a delle verifiche tecniche che hanno dato un esito positivo. Poi l'attuazione, io spero che il Comune abbia la forza, la capacità, le risorse per sollecitare gli investitori a intervenire, ma guardiamoci negli occhi. L'attuazione di un piano come questo dipenderà certamente dall'azienda, dalla ULS, dall'università e dai privati che saranno disponibili, che vorranno e che potranno intervenire. E con questi si aprirà ovviamente poi tutta una serie di discussioni, di dibattiti alla luce del sole, così come alla luce del sole si sono svolti i dibattiti circa l'elaborazione del piano. Il piano di recupero, voglio ricordare, è uno strumento urbanistico, non è un progetto edilizio attuativo, è una cosa un po' diversa. Molte cose vengono decise a quel livello e mi auguro che la partecipazione, che il percorso partecipativo che è stato iniziato, continuerà anche dopo che avremo finito il piano di recupero, quando comincerà l'attuazione di questo piano. Dico due parole sulla la fase 2, su come continua la partecipazione. Sicuramente con il gruppo di progettazione partecipata ci sarà un incontro a breve in cui verrà fatto un focus sullo stato attuale del piano e che riprenderà forse più nel dettaglio quello che oggi è stato solamente accennato, proprio perché oggi c'è una platea un po' più estesa e quindi ci sono anche persone che non hanno vissuto la partecipazione e non sanno esattamente a che punto ci eravamo lasciati. Quindi sicuramente ci sarà modo di rivedere il piano e le modifiche che ha accennato il professor Pini.
E poi sicuramente una fase importante che vorremmo far partire, insomma, come ci eravamo poi detti anche all'interno del gruppo di lavoro, era riuscire a pensare la fase del transitorio, quindi cosa succede nel momento in cui inizia lo spostamento dell'ospedale, inizia il ricollocamento delle funzioni all'interno dell'anello, si libereranno grandi porzioni di quell'area, grandi edifici, come poterle utilizzare, come poter vivere quel pezzo di città ancora non trasformato ma in una fase di trasformazione. Credo che quella sia la sfida anche più interessante che ci aspetta un po' tutti quanti, l'amministrazione, l'azienda, proprio perché il timore è che quell'area che adesso è un pieno, che non si ritrovi tra poco ad essere un vuoto, come si dice, un vuoto di funzioni, un vuoto di persone. Quindi c'è da fare un po' di attenzione sulla progettazione del temporaneo legata soprattutto agli usi. Questo credo che possa essere il rilancio per la parte che riguarda la partecipazione. Due parole anche alla signora della zona est, nel dire che, eccola, che la fragilità idraulica del nostro territorio la conosciamo, la sappiamo, nei piani, in tutti i progetti dell'ultimo periodo, insomma, si tiene conto di questa fragilità e si affronta. I problemi che ci sono problemi che derivano da altri tempi, che si stanno cercando di risolvere proprio con gli interventi degli ultimi anni. Ci sono, sappiamo che ci sono, ci stiamo dando da fare per risolverli. Come diceva il professore, sappiamo bene che ci sono stati, ora non si riprendono più, non si rifanno più gli errori fatti nel passato, quindi insomma, che stia tranquilla. Passo la parola al nostro sindaco. Non ci sono domande? C'è qualcuno che vuole intervenire? Ecco. Scusa, ti vedo, approfitto per ringraziare il lavoro fatto dal comitato, perché non l'ho detto prima, avrei dovuto dirlo e l'ho dimenticato. Far partire la fase di partecipazione, l'Urban Center, con all'esterno, ma di fianco direi, non solo all'esterno, un comitato organizzato che si è dato da fare tantissimo, col quale abbiamo veramente lavorato insieme, è stato veramente il modo migliore per riuscire a raggiungere l'obiettivo, e credo che ci siamo riusciti, per cui vorrei davvero ringraziarvi. Sì, io come comitato insieme agli altri chiedevo che una degli aspetti più difficili per noi cittadini da capire a livello di costi, vendere pezzi, parti, è stato fatto un progresso, si è andati avanti rispetto al piano speciale d'area alla Commissione Lugli, che era, essendo vecchio di qualche anno, era riferito al contesto. Ecco. No, alcune considerazioni e anche qualche domanda. Sulla questione dei parcheggi, che è una vexata questione perché è stata molto discussa all'interno dei laboratori. Nei laboratori si era posta questa questione da diversi punti di vista. Uno, per esempio, era la questione del consumo di suolo. Perché un parcheggio sotterraneo, ancorché con dell'erbetta sopra, consuma suolo. L'altra questione che era stata posta era la questione della gestione, dei costi di realizzazione e della gestione. È stato posto un problema di sicurezza, immaginando che una zona così ampia di parcheggi sotterranei fosse difficile da gestire dal punto di vista della sicurezza. Era stato posto un problema di parcheggi, tutte questioni tra l'altro che ringrazio Ginocchini, perché pur nella necessaria sintesi della giornata credo che abbia riportato con molta, molta fedeltà le questioni che sono state poste. L'altro aspetto che era stato posto, dicevo, si era rilevato che fare dei parcheggi sotto delle aree già verdi poteva essere meno sensato
che farle sotto delle aree che invece consumavano già suolo, quindi aree edificate o piazza o altre cose di questo genere. Cioè in sostanza, se, non è chiaro? Vedo uno sguardo interlocutorio. No, cioè un'area che attualmente è verde e sotto non ha parcheggi, e rispetto ad un'area che invece sopra dovrebbe essere comunque in qualche modo costruita, cementificata, chiamiamolo come ci pare, è più sensato fare un parcheggio sotto la seconda che non sotto la prima. L'altro problema che era stato posto era della collocazione dei parcheggi, cioè di una logica che potesse pensare parcheggi esterni alla città e lasciare stare invece la presenza dei parcheggi interni. L'altro aspetto che era stato sottolineato era più quantitativo invece, e si era posto il problema di uno studio più preciso sulle necessità e sui flussi di traffico anche. Cioè in sostanza la questione che secondo me era stata posta era della necessità che uno studio, una progettazione urbanistica, come sempre più evidente, si integrasse maggiormente con una progettazione del territorio che riguarda tanti altri aspetti e che va oltre i confini dell'area. Dell'area interessata, ma riguarda probabilmente tutta la città. Diceva il professor Pini che questi parcheggi sono stati pensati in modo limitato, strettamente limitato agli usi che verranno fatti e di servizi e di e residenziali e commerciali e quant'altro. A me viene in mente che ci sono tentativi di progettazione in cui addirittura grandi edifici, grandi complessi hanno pochissimi parcheggi, perché si pensa ad un sistema di trasporti pubblici che consenta molto facilmente alla maggior parte delle persone di arrivare sul posto praticamente, e parcheggi servono soltanto a chi ha più difficoltà a usare il mezzo pubblico, a ristrette categorie di persone. Ecco perché la questione parcheggi è legata al discorso trasporti. Infatti ci si era lasciati ai laboratori con questa richiesta di approfondire studi di flusso del traffico, approfondire studi per quanto riguarda il sistema di trasporto. In realtà si era parlato anche di un ragionamento più approfondito sulle necessità scolastiche, perché cioè, poi l'altra questione è questa qui delle nuove cliniche, che sì, io capisco che ci sono degli studi pregressi, però sono studi molto, molto vecchi, e non è detto che non si possa pensare anche ad interventi che vadano un po' oltre questa, perché proprio queste nuove cliniche a noi sembravano molto impattanti e molto vincolanti rispetto alla progettazione e alla destinazione dell'area, a parte appunto l'aspetto estetico e tutto quanto, vincolanti anche dal punto di vista delle funzioni e anche dal punto di vista di un uso pubblico e quant'altro, per esempio una funzione sanitaria, per esempio di cliniche private nelle nuove cliniche, sicuramente vincolerebbe molto l'uso che si fa della piazza su cui affacciano, anche dal punto di vista estetico della piazza stessa sono abbastanza impattanti. È vero che poi c'è anche questa costruzione che dovrebbe limitare l'impatto visivo. Comunque, ecco, una cosa che invece vorrei chiedere: ho sentito il professor Pini citare la possibilità nel residenziale di una progettazione finalizzata al co-housing. Però non ho capito perché nella scheda non era citata esattamente il co-housing, l'ha detto il professor Pini nel corso della spiegazione. Vorrei una spiegazione più precisa su questo, perché la questione del co-housing con grossa sorpresa anche del Comitato Sant'Anna è uscita con molta forza nei questionari, nei 350, non mi ricordo neanche più quanti erano, questionari che abbiamo raccolto, tantissime persone hanno posto questo problema. E io penso che questo sia un segnale importante, perché parla di una qualità dell'abitare,
esigenze che riguardano la qualità dell'abitare che probabilmente comincia a essere diversa da quelle che siamo abituati a pensare, cioè o gli edifici funzionali dei quartieri dormitorio, o le villette o le casette, tanto per far vedere che segnalano un certo status, cioè una qualità dell'abitare che fa riferimento alla relazione, no? E anche al fatto che ci sono molte categorie sociali, penso agli anziani ma non solo agli anziani, che probabilmente cominciano ad aver bisogno di un tipo di abitazione diversa da quella che pensiamo. Quindi mi ha fatto molto piacere sentire questa cosa dal professor Pini e vorrei avere qualche notizia in più. Dicevo che la proposta del co-housing è una delle suggestioni che ci è derivata dalla partecipazione, per esempio, ma voglio anche dire che il co-housing a livello di piano di recupero non è che abbia una sua specificità. Il co-housing è una forma di è un modo di abitare che presuppone delle strutture abitative di un certo tipo che nel nostro progetto possono essere realizzate in vari luoghi, in varie parti degli isolati residenziali nuovi che abbiamo previsto. Noi abbiamo previsto in particolare un insediamento di co-housing a nord, vicino a Via di Mortara, presente all'imbocco del percorso pedonale Mortara-Mura, ecco, lì sopra abbiamo previsto un intervento di co-housing, ma se ci fossero gli operatori disponibili, direi che praticamente anche quasi tutti gli isolati a nord lungo Mortara, quelli che riprendono il sistema delle schiere storiche, diciamo così, anche quelli potrebbero diventare, volendo, interventi di co-housing. Questo noi non lo sappiamo. Il piano di particolareggiato è un piano che deve prevedere, deve consentire una serie di interventi. Il co-housing, per quanto mi riguarda, è più una forma, un modo di abitare che non una tipologia edilizia o una particolare configurazione fisica. Adesso non vorrei parlare in architettese, ma insomma, in un piano particolareggiato si individuano certe tipologie abitative, si individuano certe possibili funzioni, caratteristiche abitative, dopo sarà co-housing, cooperativa condivisa, chissà, possono essere varie cose. Il co-housing è una questione che dipende dagli operatori. Vorrei tornare alla questione dei parcheggi del traffico molto rapidamente. So che è stata una questione molto discussa, però vorrei rilevare che, primo, i parcheggi interrati non significano affatto un maggior consumo di suolo, anzi, assolutamente no, è proprio l'opposto, è la situazione attuale con i parcheggi a raso che rappresenta un consumo di suolo incompatibile con una elevata qualità urbana e incompatibile anche con un'elevata qualità ambientale, se posso aggiungere. Quindi la scelta di portarli in interrato non è affatto una scelta che aumenta il consumo di suolo, anzi è proprio l'opposto. In molti casi noi non abbiamo assolutamente toccato aree già verdi, abbiamo previsto i parcheggi al di sotto dei quartieri, dei nuovi isolati residenziali o al di sotto della piazza e quindi da questo punto di vista non vedo dove sia il problema. Ammetto che ci possono essere problemi riguardo al sistema di gestione dei parcheggi e della sicurezza, ma anche lì sono questioni da studiare, da approfondire. Non è il parcheggio interrato di per sé che è un parcheggio che genera insicurezza o delinquenza, dipende dal modo in cui viene gestito. In ogni caso, la struttura che noi abbiamo previsto è una struttura facilmente segmentabile e quindi controllabile, diciamo, per porzioni, per compartimenti abbastanza controllati e riducibili. Allora, queste sono quelle classiche questioni che possono essere approfondite e sviluppate in seguito nel proseguo del lavoro, ma soprattutto nel proseguo dell'applicazione del piano di recupero. Quanto alla questione dei flussi di traffico, vorrei ricordare che la scelta che mi pare condivisa da tutto lungo l'arco di un processo che, come ricordava l'assessore, è cominciato nel 2008, la scelta fondamentale è di
concentrare nell'anello dei Sant'Anna tutti i servizi socio-sanitari della città, no? Questo discorso. Allora, c'è poco da discutere, cioè questa è una scelta che determina in modo fondamentale una funzione importante all'interno del quartiere e che comporta un flusso di traffico notevole, più o meno come quello che c'è adesso con l'ospedale, che naturalmente può essere e deve essere organizzato in modo diverso. Ma anch'io ammiro il progetto di Renzo Piano a Londra, al quale forse lei alludeva, con la torre più alta d'Europa, 400 e non so quanti metri, con 43 posti macchina. C'è un piccolo dettaglio, che quella torre nasce su un interscambio modale, così si chiama, dove ci sono 4 linee di metropolitana, non so quante linee di treni e tutte le linee di autobus di questo mondo, vicino alla Tower of London. E purtroppo che a Ferrara non abbiamo tutte queste metropolitane, non abbiamo tutti questi, cioè abbiamo la dimensione di una città media ben organizzata, abbiamo delle linee di trasporto che, ahimè, lei sa qual è la percentuale di spostamenti di lavoro, per motivi di lavoro, che si attua attraverso il mezzo pubblico a Ferrara? È il 6%. Il 25% in bicicletta e il 60% in macchina. Io sarei felicissimo se si riducesse quel 60%, ma da quel 60% passare allo zero mi sembra che sia abbastanza difficile. Quindi, sia pur con tutta l'intenzione, tutta la volontà di favorire l'uso del mezzo pubblico, di collegare il meglio possibile l'area al resto della città con i mezzi pubblici, io credo onestamente che non si possa fare a meno di immaginare che gran parte dei lavoratori e degli abitanti di quell'area useranno la macchina. E quindi, infine, capisco, è una questione del tutto secondaria, non sempre le leggi sono particolarmente amate, ma insomma esistono delle leggi dello Stato, della Regione, che impongono certi standard urbanistici. Quindi, siccome ci troviamo in un contesto in cui esistono delle leggi e alle quali ci dobbiamo tenere, una certa quella quota di parcheggi va assicurata. Quando parlo di parcheggi in quota standard mi riferisco a questo. Sì, sì. Prego. Ah, non c'era il Cavicchi che... Buonasera, grazie a tutti. Sono Cavicchi, sono consigliere comunale, capogruppo della Lega Nord. Volevo dire che ho partecipato volentieri a questa riunione, mi sarebbe anche piaciuto aver potuto sentire i tecnici a livello che si sono espressi questa sera, anche nelle altre, a parte il direttore dell'OSL e della... mi sarebbe piaciuto sentirli anche in commissione e in consiglio comunale. Io dico che buona parte dei consiglieri comunali di tutte queste cose non hanno mai sentito parlare, e quindi mi sembra piuttosto strano che ci sia, ed è giustissimo, perché i tecnici, i comitati hanno il diritto e il dovere di operare, mi sembra una cosa giusta. Mi sembra che anche chi rappresenta i cittadini però dovrebbe avere la possibilità di accedere e di avere questa notizia. Posta questa piccola polemica, è finita subito lì, mi rivolgo ai tecnici, al tecnico in particolare che questa sera ho sentito, cioè al professore. Finalmente sentiamo qualcuno che dice che i parcheggi sotterranei si possono fare anche a Ferrara, perché fino adesso abbiamo sentito, e chi ha viaggiato, come giustamente qualcuno dice, ma senza andare tanto lontano, anche in Italia, uno va a Vicenza, c'è il bacchiglione che passa e di fianco c'è un parcheggio sotterraneo,
Uno va a Ferrari via Darsena, c'è il volano che passa e di fianco c'è un parcheggio sotterraneo, quindi questa storia che Ferrari ha le falde alte e così via, vabbè, si può superare. È una questione, diceva quello, di bensì, di soldi, evidentemente costano di più e quindi bisognerà. Ecco, proprio in funzione di questo dico, costano di più, è un bellissimo progetto quello che abbiamo visto, però con l'aria che tira, i soldi dove sono e quando si farà mai una cosa del genere, c'è il grosso rischio che allora, siccome i soldi non ci sono, non si farà mai, intanto facciamo quelli per cui ce li abbiamo e quindi rimaniamo a piedi con i parcheggi e con tutto il resto che ci può venire di seguito. Un'altra preoccupazione, ho sentito delle nuove cliniche, ex nuove cliniche, insomma così si chiamano, che verranno ridotte a, se ho capito bene, a commerciale o a quant'altro. Ma io ho sempre tenuto all'Università di Ferrara, in particolare anche alla Facoltà di Medicina, andiamo a perdere la Facoltà di Medicina, mi chiedo, perché se a Cona per la Facoltà di Medicina mancano ancora tanti spazi, occorre ancora tanto tempo per poterli avere, a Ferrara, no? Quelli che abbiamo non li possiamo mettere a disposizione, evidentemente chi in regione guarda queste cose destinerà parte della Facoltà di Medicina a Bologna o a Parma o chissà dove e noi a rivederci non li vediamo mai più. Questo è quello, la mia perplessità. L'altra riguarda sempre i parcheggi, ma un po' lo ha rettificato lei. Se noi andiamo a fare dell'anello, diciamo, questo ambulatorio che serve a tutta la città, per cui ci vanno tutti, tranne il SERP, mi pare di aver visto che non c'è, ma comunque ci vanno tutti quanti, e ci sarà un aumento di presenza di persone notevole, quindi i parcheggi vengono calcolati in base all'aumento di persone a tutte le persone che ci saranno, o no? Questo bisognerebbe anche precisare i numeri dei parcheggi, cioè di quanta gente potrà e chi potrà avere accesso ai parcheggi, perché i lavoratori capisco, però ci sono anche i cittadini, anche quelli che hanno bisogno di arrivare in macchina per tante altre ragioni. Uno sono io che vengo da San Bartolomeo in Bosco e quindi bisognerà che almeno in macchina io arrivi, poi dopo non so esattamente questo. L'ultima è, avete chiamato in un modo molto gentile, la cittadella del Commiato, mi lanciamo la camera mortuaria, è lo stesso, dirò questo, purtroppo ci passeremo tutti, quindi ma cos'è? Io lo imparo adesso, capisco adesso che a Cona non c'è e c'è a Ferrara. Cosa succede? Si muore là e si viene trasportati qua e poi allora fatela addirittura la certosa, no? Voglio dire, così se in cae bottega, se proprio proprio, ma non capisco, insomma, mi sembra una cosa molto strana prevedere una roba del genere con un CONA che secondo me dovrebbe averla e renderla disponibile per tutti, grazie. Prima di passare la parola all'assessore per le risposte, volevo ricordare al consigliere Cavicchi che per quello che riguarda la cittadella della salute c'è stato già un incontro specifico dove si è spiegato quali saranno gli ambulatori, i servizi che rimarranno, anche il SERT. Comunque sempre nella home page del comune, se entrate nel sito, in fondo trovate dei fogli dove vi spiega dov'è, troverete anche tutta la spiegazione che è stata fatta dal dottor Fabbri sulla cittadella della salute. Chiuso, passo alla Fusari. Grazie, beh intanto mi fa molto piacere che le sia piaciuto il progetto, consigliere, perché l'ha detto chiaramente che le è piaciuto. Poi riguardo alla presenza dei consiglieri durante le fasi di partecipazione al ruolo della commissione consigliare, gli inviti sono sempre stati spediti a tutti i consiglieri e c'è stata una presenza di consiglieri durante le fasi di partecipazioni che ci ha sempre fatto molto piacere. Ci sarà modo di discutere il progetto in commissione così come facciamo con tutti i progetti, non solo come facciamo sempre, no? Non cerchiamo di venire solo col prodotto finito per un'approvazione, ma cerchiamo sempre di introdurre, quando ci sono piani di questo tipo, di questa valenza, con informative e con modalità che coinvolgono il più possibile ovviamente i consiglieri comunali.
È chiaro che questa è una fase preliminare, la fase di costruzione del progetto, che non poteva svolgersi se non in questo modo, insomma, in questo modo ampiamente aperto, ecco, e condiviso. E due cose, per quanto riguarda, intanto subito la cittadella del Commiato, ci sarà la camera mortuaria a Cona, ovviamente, ci sarà a Cona, ma deve esserci anche in città. Il fatto che sia stata pensata sempre nell'area dove già adesso c'è la camera mortuaria e quindi in un'area riconosciuta e con una memoria e quindi dove i cittadini possono ritrovarsi è stato un elemento che ha portato i progettisti del piano a dire che in quel luogo doveva rimanere la camera mortuaria della città. Il fatto che l'abbiamo definita cittadella del Commiato perché forse è un po' di più di un edificio che ospita quella funzione, ma è proprio un luogo all'interno di quel piano composto da edifici, spazi aperti, per questo una cittadella del Commiato, non certo per dare un nome che la renda più affascinante o cosa, è comunque la camera mortuaria cittadina. Nuove cliniche, c'è questo tema, dipende se mantenere o no l'edificio, dipende dalle funzioni che si possono insediare, quindi il piano che deve prevedere cosa succede a quell'edificio sta valutando le due possibilità, cioè se ci sono funzioni che trovano un'adeguata soluzione in quell'edificio esistente, ovviamente ristrutturato, rimaneggiato, con una valutazione economica che lo renda sostenibile, ben venga quell'edificio. Se invece la valutazione economica e in relazione ovviamente alla funzione che va insediata lì rende necessaria la demolizione di quell'edificio e la sua sostituzione, il piano terrà conto anche di queste ipotesi, per cui diciamo le ipotesi sono tutte e due sul campo. Credo di aver detto tutto. Sui parcheggi. No, la facoltà di medicina, che ovviamente tutte le scelte del piano sono fatte con ampiamente condivise, ma non solo, perché come dicevo prima i nostri committenti sono l'Università di Ferrara, l'azienda ospedaliera e l'USL. All'interno del gruppo di lavoro tecnico c'è la presenza del professor Sebastiani, nel caso dell'università, ma comunque di persone rispettivamente dei vari enti che portano proprio all'interno del piano la programmazione dei vari enti e quindi non c'è il rischio che sparisca la facoltà di medicina relativamente all'edificio delle nuove cliniche. Evidentemente viene ricollocata e quell'edificio è in corso una valutazione sull'utilità o meno da parte dell'università o dell'azienda ospedaliera, quindi non c'è pericolo sulla facoltà di medicina. L'altra cosa invece è il discorso dei parcheggi interrati, del costo, del fare un pezzettino, cioè se si fa un edificio si fa col rispettivo parcheggio, non si rischia di avere un pezzo di piano di recupero realizzato che è il pezzo sopra senza avere al di sotto il parcheggio di corrispettivo, per cui insomma il piano è grosso, la programmazione di quest'area è lunga ovviamente, però ecco, l'obiettivo non è partire con le ipotesi di minima perché non ci sono le risorse, ma è fare un progetto di qualità legato a una fattibilità vera, come diceva prima il professor Pini, legato alla realtà della città, ma puntare al fatto che si debba fare di qualità. Direi che ho risposto a tutto, concludiamo.